Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV, e oggi sono qui per un nuovo video dedicato alle Energy Drink. Oggi ragazzi cari, ho qui per voi una bevanda unica, non so in quanti la possano conoscere, però è davvero speciale, ovvero la Monster Max Super Dry Maximum Strength. Questa bevanda, no, dai colori molto particolari e dal design molto differente rispetto al normale, si presenta in una lattina da 350 ml, poco più, quindi molto piccola, però da quanto leggevo non fatevi ingannare dalla dimensione, perché è un vero e proprio concentrato. Adesso leggeremo meglio le specifiche e ci renderemo conto di ciò. Ragazzi, eccola qui la nostra lattina di Monster Super Dry Max Maximum Strength. È proprio una bevanda che appartiene a una linea realizzata appunto da Monster chiamate Max. Esiste pure al mango, poi ce n'è un'altra versione rossa e anche una versione viola. Partiremo con questa, quella standard, e da quanto ho capito, non so se sia legale o meno, però poi fatemi sapere voi, ma praticamente qua dentro è stata arricchita con il gas esilerante, cioè leggevo nelle specifiche, vi metto qua un'immagine, contiene gas esilerante per dare diciamo una spinta in più, un tocco in più, e poi è molto concentrata ragazzi, questa bevanda è ultra iper mega concentrata. Dal punto di vista del design invece è bellissima, mi ricorda molto la Monster Rehab verde, quella al tè. Vi metto qua un'immagine così che possiate meglio comprendere quello che io voglio dire. Sta di fatto che la adoro, mi piace il fatto che il simbolo anziché essere dritto, quindi in verticale, sia stato leggermente spostato, quindi a questa curvatura, proprio a sembrare un graffio, non un graffio vero e proprio. E poi vabbè, i colori, questo alone verde di sottofondo, molto carino. E poi vabbè, anche la lattina in sé per sé, molto piccola, molto stretta e allungata. Insomma, una lattina davvero particolare che si distingue rispetto alle altre. Una bomba atomica in parole brevi, quindi adesso la proveremo, non so se la berrò tutta. Io di solito bevo un bicchiere, quindi 250 ml, quindi ne avanzerà veramente poca. E vediamo subito com'è. Ok ragazzi, abbiamo qua il nostro bicchiere, direi di aprire questa lattina. Il profumo mi piace parecchio. Ragazzi, sarà sicuramente colorante, ma questa bevanda è giallo fluo, cioè fluorescente. So che a video può sembrare qualcosa di strano, ma è fluorescente. A parte che è ultra gassata perché ha fatto tanta di quella schiuma che davvero mai e poi mai un energy drink ha fatto tutta quella schiuma. Cioè veramente qualcosa di assurdo. Per quanto riguarda invece l'odore, promette bene. È un aroma abbastanza agrumato, quindi penso che sappia tipo di arancia, limone o comunque citro. O comunque il sapore mi ricorda questo. Mi ricorda anche un po' il guaranà, infatti leggendo bene in basso c'è scritto che contiene guaranà e qualche altro ingrediente. Adesso quello che dovremmo fare semplicemente sarà provarla, comunque qualcosa di estremo, cioè mai vista una bevanda dal colore fluorescente, cioè giallo barra verde fluo. Non ha limpidezza, però è fluorescente. Ragazzi, ma guardate che roba, cioè guardate il colore, cioè poi ovvio che a video magari rende meno, però è fluorescente ragazzi, io non so cosa mi sto per bere, cioè è radioattiva magari sta cosa ragazzi, quindi non lo so. Vediamo cosa contiene, vediamo com'è, ha fatto tantissima schiuma, ancora sopra ce n'è, direi di provarla. Mm.
buona. Però devo dire una cosa, mi aspettavo un sapore più concentrato dal punto di vista del sapore. Poi magari dal punto di vista energetico schizza. Sì, ha un sapore agrumato, si sente il guaranà, però ha un altro sapore che a fatica o a stento riesco a identificare. Ma forse cedro, però non ne sono sicuro al 100%, ragazzi. O limone. Perché un lieve retrogusto di limone lo percepisco. Ha un gusto abbastanza agrumato. È un botto frizzante, però, ragazzi. Un botto frizzante. Non riesco a capire. Di sapore mi piace. Mi ricorda un po' una sorta. Sapete gli integratori tipo Gatorade, tipo Powerade? Ecco, quelli. La versione, diciamo, gialla al limone, no? Ha quel sapore abbastanza vellutato che ricorda effettivamente un integratore. Solo che è pompata un sacco, cioè. È veramente molto. Molto frizzante. Però non sa solo di integratore, ragazzi. Non è solo un integratore questo frizzante. Ma sento anche il guaranà, ripeto. E anche un sapore abbastanza dolciastro, agrodolce. Buona, buona davvero. Che dire ragazzi di questa Monster? Beh, sostanzialmente sembra essere azzeccata, è diversa dalle altre, infatti lo si capisce. Come voto finale glielo darei un bel 8, se lo merita, a me piace. Poi ci sarà anche da assaggiare la versione al mango, la versione rossa, state sintonizzati, proveremo anche quelle. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. E mi raccomando, condividete, perché contenuti così in Italia non si sono mai visti. Noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!